Benvenuti, benvenuti, benvenuti sul mio canale. Oggi voglio farvi vedere questi. Questi sono due esercizi che faremo insieme per imparare a gestire un po' l'acqua e a lavorare con le velature. Dopo il video dedicato alle cartoline di maggio con le rose, ho ricevuto alcune domande in privato in cui mi si chiedeva delucidazioni riguardo appunto la tecnica della velatura. Quindi ho deciso di creare questi due paesaggi per appunto farvi vedere che cosa si intende per velatura e se è sempre necessario aspettare che lo strato sottostante di colore asciughi per aggiungerne un secondo. In realtà qua vedremo sì, mentre qua vedremo che non è strettamente necessario aspettare che il colore sotto asciughi. Quindi questa è una tecnica bagnato su asciutto e questa è una tecnica mista che sfrutta il bagnato su asciutto ma anche il bagnato su bagnato. Adesso vi faccio vedere che cosa ci serve così possiamo lavorare insieme. Per il primo vi servono due colori. Io ho scelto un blu e un giallo, li ho scelti abbastanza freddi in maniera tale da ottenere dei verdi abbastanza freddi chiaramente, mentre per il secondo paesaggio io ho scelto questo rosso vagamente magenta, ma potete chiaramente fare il paesaggio con i colori che preferite. Magari in questo rimaniamo sul verosimile, quindi scegliete un giallo e un blu che vi piacciono e lavoriamo con questi, mentre qua possiamo anche lasciare libero sfogo alla fantasia. Io appunto ho scelto questo, ma se non vi sentite di utilizzare un colore così strano per un paesaggio potete magari utilizzare il blu. L'importante è in questo esercizio evitare i colori troppo chiari. Per lavorare abbiamo bisogno di un solo pennello abbastanza grande, questo è il solito Craftamo, questo è il numero 7, punta tonda. Lo useremo in realtà sia per spargere il colore sia con la punta, vedete com'è bella sottile, per i particolari soprattutto di questo. E poi abbiamo bisogno anche di qualche matita colorata per aggiungere particolari sulla nostra collinetta del paesaggio bicolore. Come al solito vi servono due vaschette, ok, con l'acqua. Io adesso queste le vado a pulire e poi vi serve un piattino per miscelare. Potete usare qualunque cosa, un coperchio di un barattolo grande, il coperchio di una confezione di acquerelli, quello che volete, perché ci serve per aggiungere acqua al colore preso dalla godée. Ci serve anche per mescolare i colori, perché faremo delle sovrapposizioni, ma delle sovrapposizioni con un colore prestabilito. Ok? Adesso andiamo a vedere come si fa. Allora, per cominciare ho diviso il foglio in due con lo scotch e abbozzo il nostro primo quadretto. In realtà mi servono solo pochissime linee, potete anche evitare di farle le linee in realtà. Cosa facciamo? Andiamo a disegnare un paesaggio per il nostro esercizio con le velature. Cominciamo da, mettiamo una specie di collinetta, poi ne facciamo una che dovrebbe essere un po' più lontana, una ancora un po' più lontana, ma variamo un po' la forma anche, e l'ultima che è lontanissima, ok? E qua su abbiamo il cielo. Adesso per colorare il nostro paesaggio andremo ad utilizzare solo due colori, un blu e un giallo. Il blu lo andiamo ad usare per fare il cielo e lo mescoliamo in diverse dosi con il giallo per ottenere la diversa gradazione delle montagne. Vi faccio vedere, partiremo dalla più lontana, che in realtà anche nella realtà è quella più chiara, quindi andremo ad usare innanzitutto molta acqua e parecchio giallo per il blu, ma prima diamo una mano leggerissima di celeste, ok?
Quindi prendiamo il pennello, lo intingiamo nell'acqua e cominciamo. In realtà possiamo anche lavorare con l'acqua per creare la gradazione. Come vedete non vado né di qua né sul bordino, perché lasciamo questa idea un po' che sia uno schizzo, ok? Adesso stiamo facendo, facciamo il cielo e scendiamo anche dentro un po' le montagne. Questa cosa non ci deve preoccupare. Diluiamo il colore, ok? E continuiamo a colorare. Ho scelto in realtà il primo pennello che mi è capitato a tiro, forse avrei dovuto prenderlo uno più grande, ma ci vuole solo un po' più di tempo in realtà. Di norma scegliamo sempre il pennello più grande che abbiamo per spargere bene il colore e poi andare ad usarne uno un po' più piccolo per magari fare i particolari. Allora, adesso questo cielo azzurro deve chiaramente asciugare, quindi lo facciamo asciugare. Adesso che è asciutto, con il blu unito a un bel po' di giallo, quindi in realtà in questa prima montagna faremo il giallo con il blu, non il blu con il giallo, creiamo un verde molto chiaro e andiamo a colorare la montagna. Siccome il nostro esercizio è sulle velature, che cosa faccio? Vado comunque a coprire tutto il foglio e quindi vado a colorare tutto. Perché coloro tutto? Per cominciare a rendermi conto di che cosa succede quando aggiungo un colore su un altro colore, chiaramente. Scendo, pian piano occupo tutto, di nuovo tutto lo spazio con il mio verde molto chiaro. Non vi dovete preoccupare se è molto molto chiaro, perché in realtà va bene. Quello che faremo dopo sarà scurirlo, chiaramente dove ci serve, quindi qui e poi qui e infine qui. Quindi, ecco fatto il primo giro di paesaggio, adesso facciamo asciugare anche questo. Adesso che ho asciutto anche il secondo strato, cosa faccio? Faccio un verde, ma lo faccio con un po' più di blu, perché lo voglio un po' più scuro, chiaramente. E cosa faccio? Non vado a coprire questa, copro quest'altra, facciamo la stessa cosa. E di nuovo scendo. Il colore che ho messo sotto, per questo quindi scendo ogni volta, il colore che metto sotto aiuta a creare, si chiama anche il gradiente del colore e la velatura, perché di questo esercizio stiamo facendo la velatura, quindi l'aggiunta di un nuovo strato su uno strato preesistente di colore modifica il colore che si crea dalla somma dei due strati. La velatura va fatta chiaramente a colore asciutto, quindi si mette uno strato, il colore asciuga e si fa un altro strato. Se lo fate quando lo strato è molto bagnato, quello sottostante, ottenete più un effetto bagnato su bagnato, quindi i colori si mescolano immediatamente. Noi non vogliamo che si crei un terzo colore per miscelazione, noi vogliamo che si crei otticamente un terzo colore per sovrapposizione. Sembrano parole arcane, ma in realtà è così che funziona. Dovete un po' immaginare
la velatura come se poteste avere dei fogli di plastica di diversi colori e li mettete uno sull'altro, ok? In base a quello che mettete, ottenete nello spazio in cui i due fogli si sovrappongono un terzo colore. Lo ottenete per somma o sovrapposizione. Se invece non aspettiamo che sia asciutto, ottenete il terzo colore perché i pigmenti di uno e dell'altro colore si mescolano direttamente sulla carta. Si ottengono altri effetti, chiaramente questo esercizio è per capire la velatura e per far vedere che in realtà con due colori due riesco ad ottenere già un qualcosa di interessante. Quindi adesso noi dobbiamo aspettare che asciughi anche questo. Ora che è asciutto anche il secondo strato, passiamo a fare la terza collinetta. Prendo un altro po' più di blu e lo vado ad aggiungere al mio giallo, che in realtà è già verdognolo. Cerco di farlo un po' più blu però. Chiaramente per giocare con le velature in questo modo si parte sempre dal colore più chiaro, perché è più facile scurire un colore piuttosto che schiarirlo. Questo vale quasi sempre. Allora, aggiungiamo. Qua cerco di aggiungere il colore anziché semplicemente tirare giù quello che ho, per aiutarmi ancora di più ad ottenere questo effetto di un colore un po' più carico, anche perché questo gioco di passare da un colore più chiaro a un colore più scuro chiaramente cambia leggermente in base ai colori che scegliete. Se voi scegliete colori di un certo tipo, per esempio colori più scuri già di partenza, io ne ho scelti due che sono di partenza abbastanza chiari, quindi non potrò ottenere un verde pesantissimo. Quello che posso fare è ottenere un verde molto blu, o un blu sporco di giallo che faccia un po' di verde. Però se prendo per esempio altri colori, che ne so, se volessi fare un paesaggio giallo e viola, per dire, perché se prendete colori non primari, quindi se non prendete un giallo, un blu o un rosso, fondamentalmente, se cominciate a prendere quelli secondari, è bene muoversi con i complementari, perché potete ottenere tranquillamente tutti i colori, diciamo anche il tono molto scuro, il loro, chiamiamolo così, tono di grigio o neutro corrispondente. Quindi facciamo asciugare anche questo strato intanto. Quando anche il terzo passaggio di verde è asciutto, completiamo con la nostra ultima collinetta, che fotograficamente parlando sarebbe in primo piano. Prendo parecchio blu e cerco di ottenere un verdino. E cosa faccio? Chiaramente adesso colorerò solo l'ultima collinetta. Non sporco il resto dei miei fogli. In questa ultima collinetta, che è quella più davanti, in realtà noi stiamo sfruttando non solo il colore che abbiamo creato, ma anche tutto il colore che abbiamo aggiunto in precedenza. Per questo siamo scesi sempre fino giù, ed è per questo che l'ho lasciato con il bordo non pulito, perché se voi fate caso e diciamo siete disordinati, quando scendete con i diversi colori, non scendete sempre alla stessa altezza, vi renderete conto di quello che vi dico quando parlo dell'effetto delle velature per sovrapposizione. Perché in questa zona qua, per esempio, adesso che si asciuga ve lo faccio vedere, abbiamo dei toni diversi, ok? Perché con il colore sono arrivata in punti diversi. In alcuni punti si intravede ancora la parte più gialla, in alcuni punti si intravede meno perché ho coperto di più. Quindi in realtà il nostro paesaggio barra esercizio con le velature è volendo terminato. Quello che possiamo fare, quando è asciutto tutto, è aggiungere un po' di dettagli, o con una penna, vedete, con le penne colorate,
con i pennarelli colorati, con le matite colorate. Probabilmente io farò con le matite. Adesso aspettiamo che asciuga. Quindi, adesso che il nostro paesaggio è asciutto, se vogliamo, in realtà magari soprattutto qua davanti, possiamo fare con un verde, magari sceglietelo che somigli al verde che è venuto fuori, quindi questo è un verde che tende, diciamo, abbastanza all'azzurro, possiamo magari fare qualche filetto d'erba. Siete delicati? Perché se, soprattutto se la carta è ancora umida, come nel mio caso, ma perché io sono una persona impaziente a provare di dipingere, rischiate solo di fare un buco nel foglio, quindi siate delicati. Poi possiamo aggiungere altri particolari con magari altri verdi più chiari, magari più chiari no, però più scuri sicuramente sì. O anche scegliere per esempio un blu per dare l'idea della continuità. Stiamo in effetti utilizzando un po' il principio che utilizzano anche gli impressionisti, alcuni utilizzavano gli impressionisti quando dipingevano, cioè non dipingiamo il colore che sappiamo essere il colore delle cose, ma dipingiamo il colore che effettivamente vediamo. E se fate caso, perché parte dell'essere artisti o comunque dello esprimere la propria creatività dipingendo e anche l'imparare a guardare è bellissimo, vi renderete conto che ci sono punti in cui l'erba sembra blu, semplicemente. Quindi ho trovato un altro verde più scuro, io intanto aggiungo altri dei macchietti di erba, ok? Vi faccio vedere che significa con il blu. Prendiamo questa è la mia scatola mix delle matite, semplicemente io non ho matite, non matite da disegno. Troviamo allora un blu e io vi dicevo non ho matite particolarmente interessanti, tranne questa che ho preso, questa è una delle famose Polychromos della Faber-Castell, e della Faber-Castell di buono è solo quella acquarellabile. Le mie matite da disegno sono abbastanza così di tutti i giorni. E dicevo, aggiungiamo i filetti d'erba ed aggiungiamo anche blu, non perché esista l'erba blu, magari esiste pure, ma perché in base alla luce che si ha e alle ombre che si hanno possiamo ottenere un bel effetto. Vedete, è blu, ma messa tutta insieme non è che ho fatto l'erba blu. Quindi ecco, il nostro primo esercizio con le velature è terminato. Qui abbiamo utilizzato due colori. Cosa facciamo qui? Qui andiamo ad utilizzare un solo colore. Potete scegliere qualunque colore. Io l'unica cosa che sconsiglio è utilizzare colori molto chiari, perché non danno soddisfazione. Per questo secondo esercizio, in realtà, io avevo in mente di rompere un po' con lo schema giallo-verde, qua, giallo-verde e azzurrino, e andare sui rossi, prendendo però uno dei miei colori in assoluto preferiti, che è questo qui, che è in realtà il magenta, volendo, di questo set. Queste sono le pastiglie del famoso set che vi ho fatto anche già vedere, della Lidl, che sono, diciamo, per studenti, sono perfette, ma in realtà, come vedete, fanno quello che si dice, la loro porca figura. Quindi, con il nostro monocolore, andremo a fare un altro paesaggio. Andiamo a prendere però prima la nostra simpatica matita. Allora, con la matita andiamo di nuovo a segnare più o meno i livelli del nostro disegno. Stavolta, nella parte, diciamo, più vicina a noi che guardiamo, non faremo una semplice collinetta con dell'erbetta, ma disegneremo degli alberi. Non vi preoccupate perché
in realtà è molto semplice anche il disegno degli alberi, anche dipingere gli alberi sarà elementare, ve ne accorgerete, veramente facile. Allora, segniamo le nostre più o meno collinette e qua faremo i nostri alberelli. Non vi preoccupate, in realtà faremo un paesaggio, chiamiamolo di montagna, quindi dovete disegnare dei modelli alberi di Natale. Ma non disegnate l'albero di Natale, chiaramente, vi faccio vedere, ci arriveremo, ok? Non vi preoccupate. Prendo il colore, lo diluisco più che posso, perché di nuovo cominciamo molto, molto, molto leggeri, perché soprattutto con l'acquarello la velatura funziona, perché ad aggiungere si fa sempre in tempo, fondamentalmente. Quindi, cominciamo di nuovo dall'alto e scendiamo. In realtà, quando dipingiamo il cielo con gli acquerelli, quello che dobbiamo ricordare è che il cielo, quando andiamo verso il punto più lontano, diventa più chiaro. In realtà è così anche nella realtà, quindi non ci stiamo inventando niente. Quindi faremo in realtà una gradazione al contrario, cioè carichiamo un po' più il colore qui su e lo andiamo a sfumare scendendo fino ad arrivare a renderlo quasi impercettibile qua sotto. Ok? Carichiamo un altro po' e scendiamo. Volendo potete anche lavorare in quest'altro senso per tirare giù effettivamente il colore da lì, sempre perché io pigramente ho utilizzato lo stesso pennello, ma semplicemente per farvi vedere che non c'è bisogno di avere 50 pennelli o di avere tutta la super attrezzatura. Quando chiaramente andate a riprendere il colore, se siete già in un punto chiaro, caricate poco, toccate dove già c'è l'acqua in maniera tale che l'acqua vi aiuti a creare la gradazione. Se necessario potete tornare su, cioè non siete mica una stampante che non potete tornare indietro. Quindi diamo una mano del nostro colore di base. Praticamente stiamo facendo un paesaggio color di rosso. Allora, se volete scurire questa parte, prima che si asciughi, passate semplicemente il pennello. Se vedete che il colore non si spande, perché chiaramente ce n'è relativamente poco, quindi aiutatevi aggiungendo un po' di colore. Non è che se l'avete messo nella ciotolina per mescolare, non potete prenderlo più dalla così. Continuiamo a creare una sfumatura. Io voglio un cielo quantomeno sopra, un po' più scuro, quindi carico e poi scendo. La cosa meravigliosa dell'acquerello è che qualunque segno fate crea un effetto sulla carta, quindi non c'è un modo sbagliato per utilizzare soprattutto gli acquerelli. Acquerelli veramente, nonostante sia molto facile sbagliare con gli acquerelli, in realtà non c'è un modo sbagliato per usare gli acquerelli. Se uno, abbracciate il risultato finale, e due, imparate a far fare all'acqua e al colore quello che volete voi. A un certo punto succede, non vi preoccupate, succederà. Per magia, l'acqua e il colore faranno esattamente quello che voi volete che facciano. Adesso, come abbiamo fatto per il nostro paesaggio bicolore, dobbiamo aspettare che asciughi il cielo. Abbiamo fatto asciugare. Adesso andiamo a colorare le montagne. In questo secondo esercizio, però, non faremo di nuovo lo strato a scendere, ma faremo una cosa altrettanto interessante. Cosa facciamo? Creiamo questo effetto qui, ma con un solo colore, e lo andiamo a creare per le diverse montagne. Facciamo un po' come se ci fosse la nebbia. Vi faccio vedere. Andiamo da quella più lontana. Mettiamo il colore lungo il segno che abbiamo fatto. In realtà, se non avete fatto segni, è assolutamente uguale. E
puliamo il pennello nell'acqua, andiamo a portare giù il colore. Portiamo però solo giù il colore che era qui sopra, anche se vedete già, anche se io ne ho usato molto poco, lo sto diluendo in realtà, questo colore è leggermente più scuro rispetto a quello che era qui in questo punto. Questo succede perché l'acquerello asciuga sempre molto più chiaro, in realtà lo fanno anche gli acrilici, asciugano diversamente. Però cosa voglio fare? Voglio fare lo stesso effetto che ho qui nel cielo, quindi la parte più alta la vado a fare più scura. E come faccio? Quando è ancora bagnato, quindi facciamo una velatura più un bagnato su bagnato, mentre è ancora bagnato vado ad aggiungere colore. Continuo, in realtà finché non sono soddisfatta, non esiste un momento in cui uno dice no, fermati, basta, hai messo sufficiente colore. Io voglio proprio vedere questa linea rossa che si crea e non voglio neanche che sia troppo omogenea, non mi interessa. Tra l'altro stiamo cercando di fare delle montagne, quindi a che pro? Adesso, trucco nell'organizzazione degli acquerelli, non andiamo a colorare questo perché hanno un punto in comune. Qua il colore mi farebbe flip e scenderebbe da quest'altra parte. Lavoro su quest'altra montagna. Intanto faccio la stessa cosa. Comincio con la parte più qua, mi sto fermando perché qui ci saranno gli alberi, quindi in realtà qua scendo. E solo adesso che il colore è più diluito, magari lo vado a mettere anche di qua, sempre con l'accortezza di scendere gradatamente. Continuo ad aggiungere colore perché voglio lo stesso identico effetto dell'altra montagna. Anzi, essendo questa montagna più vicina a noi, lo voglio, se possibile, ancora più forte. Quindi eccola qua la nostra montagna rosso magenta. Se voglio aiutare il colore, bagno un po' la carta, lascio che poi il colore cammini da solo. Basta dargli, in realtà il colore basta dargli la strada, poi decide lui, scende lui e fa lui, diciamo così, le sue cose. Adesso, mentre questi due asciugano, io posso anche colorare qua sotto. Qui sotto è il punto più scuro perché è il primissimo piano dove sono i nostri alberelli, quindi non vado a prendere il colore che ho diluito, ma prendo direttamente dalla godet e tiro una riga. Non ci serve la riga o la squadra per tirare questa riga, proprio perché stiamo creando un paesaggio, mo. Quindi sentitevi liberi di andare storti, ok? Adesso però, adesso chiaramente dobbiamo aspettare che queste tre nostre montagne si asciughino per poter fare quella che avanza e poter poi aggiungere, quando è asciutto, gli alberi qui e magari anche qualcuno di qua. Quindi aspettiamo che asciughi. Adesso è asciutto. Adesso disegniamo gli alberi che erano qui. Come facciamo? Con lo stesso pennello, la stessa misura, caricato ma poi leggermente scaricato nel piattino, cosa faccio? Disegniamo una linea verticale che dovrebbe essere il tronco, ma chiaramente anche qui siate non precisi, ok? Cercate di poi essere sempre più leggeri, anche questo è un esercizio nell'esercizio. Andiamo a creare un tronco. Chiaramente i tronchi degli alberi sono più sottili andando verso l'alto, più larghi sotto. Quindi possiamo utilizzare la tecnica della virgola, cioè piantare il pennello e salire, o scendere, questo l'abbiamo fatto a salire, questo vi faccio vedere un'altra tecnica che si può fare,
dovete essere leggerissimi e usare la punta del pennello. Io scendo, scendo, scendo. Scendendo, spingo il pennello e chiaramente il tratto si allarga. Quindi abbiamo fatto un terzo, lo aggiungiamo, magari è un po' lontano o è un semplice arbusto. Quindi questi sono i tre alberi che stanno nel primo piano. Qui magari possiamo aggiungerne altri, però siate chiaramente più delicati, deve essere più piccoli saranno questi rispetto a questi, più lontano ci sembrerà questa montagna. Adesso, mentre i tronchi si asciugano, passiamo a fare questa montagna che chiaramente ce l'avamo dimenticata. Non è vero, non l'avevamo dimenticata. Stessa tecnica delle altre colline, quindi comincio con una parte di bagnato. Molto bagnato. E scendo, ma non molto. Ok? Scendiamo relativamente. Carico colore e vado a creare l'effetto bagnato su bagnato che prende da solo, mi darà l'idea della profondità. Più o meno i nostri tronchi sono asciutti, quindi vado a fare l'albero. Come lo faccio l'albero? In realtà semplicemente andremo a fare dei segni, delle virgoline a scendere, seguendo più o meno l'idea che abbiamo fatto. Se mentre disegnate, dipende poi dalla carta che state usando, il colore del tronco si mescola, non è un problema chiaramente, anzi, questo ci aiuta ad ottenere un maggiore effetto, chiamiamolo realistico, anche se tutto stiamo facendo prima che qualcosa di realistico, però è più credibile scendiamo anche un po' anche qui di nuovo a casaccio, ma con un diciamo in maniera controllata, ok? Quindi questi sono gli alberi in primo piano. Questi sono gli alberelli che stanno dietro, quindi faccio la stessa cosa, ma la faccio in maniera molto più leggera, la faccio solo con la punta di nuovo del pennello e faccio dei segnetti, sempre delle virgolette, andando a zigzag. Se fate qualche, diciamo, alberello con questo sistema, utilizzando il monocromo, vi verrà anche più facile quando poi andrete a fare con più colori lo stesso discorso. Perché con gli acquerelli, una delle tecniche per dipingere le piante, se non siete illustratori botanici chiaramente, e dovete avere tutto perfettamente raccontato sulla carta, facile da utilizzare questa tecnica, appunto, chiamiamola delle macchiette, con colori diversi. Io adesso vi faccio vedere quello che intendo, utilizzando, chiaramente perché il mio è monocromatico, lo stesso colore. Non ripasso tutto quanto, ma vado a creare delle zone più scure. È ancora bagnato, non fa niente, anzi meglio. Quindi creo delle zone più scure dove posso immaginare il fogliame crei ombra. Sotto magari possiamo aggiungere ancora un po' di colore, non è un problema. Scendiamo. Qui non lo andiamo a fare, ma semplicemente perché dovremmo essere un po' dei miniaturisti per farlo. Per completare, per dare un altro po' di vivacità alla nostra scena, facciamo un effetto, chiamiamolo erba, ma chiaramente in proporzione all'albero non stiamo disegnando erba, stiamo disegnando
quelli che possono essere rocce, possono essere cespugli. Di nuovo, divertitevi a fare segni che diano l'impressione di essere qualcosa. L'acquarello è secondo me un esercizio un po' come le macchie di Rorschach, cioè un esercizio del vedere e del percepire. Ognuno ci vede in una cosa diversa. Cerco di scurire un po' le mie montagne, anche perché in realtà anche il nostro secondo paesaggio per fare esercizio con le velature, senza dover fare degli stupidi esercizi magari con un cubo, è completato. Qui vogliamo scurire anche questi cespuglietti, di nuovo carico il mio colore e lavoro di nuovo solo con la punta e faccio dei segnetti, anche se il bagnato meglio. Di nuovo utilizziamo qui il bagnato su bagnato. Allora, l'unica cosa che voglio fare è questo qui, è un po' troppo dura. Se la carta ve lo consente e dovete sceglierne una che non sia 100% colore, questa è 20-25, è possibile riattivare, così si dice, il colore per creare una sfumatura meno violenta. Perché in realtà con la carta 100% cotone, il cotone assorbe perfettamente il colore e quindi rimane lì. È bellissimo per le velature tipo questo, per questo ho scelto questa carta per questo esercizio, ma se voglio correggere, muovere, è un po' più complicato. Allora, tecnicamente noi avremmo terminato il nostro paesaggio. Quindi, ecco qui i nostri due esercizi con le velature. Ve li faccio vedere più da vicino. Allora, questo è il primo, vedete? C'è l'erbetta sotto. Siamo andati con il cielo, poi un verde giallo, sempre più blu. Quindi da verde giallo siamo passati a verde blu. Di qua abbiamo invece un cielo monocromatico che si sbiadisce da solo e poi un paesaggio montano con degli alberelli, anche in lontananza. Più piccolo dipingete, più lontano è l'oggetto che state dipingendo. E abbiamo fatto esercizio di nuovo di velatura uniforme e poi di aggiunte bagnato su bagnato, perché questo era tutto asciutto, lo ricordate, dovevamo sempre aspettare perfettamente l'asciugatura, mentre qui abbiamo lavorato un po' asciutto, un po' bagnato su bagnato. Quindi questo esercizio spero risponda a quelle domande che vi dicevo mi sono arrivate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!